Ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, la trasmissione di approfondimento sulle notizie di cui spesso abbiamo parlato e, quando è possibile, cercando anche soluzioni ai problemi delle città siciliane. Il nostro ospite oggi in studio Fabrizio Ferrandelli di Azione, che conosciamo, che è venuto a trovarci anche altre volte e che ringraziamo di essere tornato anche oggi. Grazie Bravo. tanto, Mario, grazie a tutti quelli che ci seguono. E parliamo di un argomento che è stato ed è importante in questi giorni. In questi giorni di freddo, chi ha seguito le vicende della cronaca palermitana sa benissimo che ci sono stati almeno due episodi, quelli denunciati, di ipotermia, uno all'Università di Palermo, uno in una scuola elementare palermitana, a causa del fatto che le aule non sono riscaldate. Ma non è l'unica circostanza, non sono le uniche strutture nelle quali questo accade. La mancanza di riscaldamento in questi giorni viene denunciata da parecchie scuole e comunque c'è un problema di manutenzioni in generale di tutta quella che è la cosa pubblica. È così che almeno la vediamo noi, Ferrandelli. No, è assolutamente così. Infatti, più che emergenza, io parlerei di assenza di pianificazione e di manutenzione ordinaria. L'emergenza è una cosa improvvisa che arriva l'inverno, per fortuna lo sappiamo ormai da secoli, quindi non riuscire a fronteggiare significa non aver pianificato. Io rompo l'anima sempre agli assessori del tempo dicendo che una buona azione, ad esempio, di manutenzione delle caldaie va iniziata a settembre, come nelle altre scuole d'Italia. Noi stiamo vedendo che invece in queste ore i tecnici dell'MG, che è la società del comune di Palermo che si occupa appunto delle manutenzioni, stanno girando gli istituti per capire quali sono quelli con le caldaie da sostituire, con le caldaie inceppate, se ci sono le somme. Non funziona così. In una società organizzata, a settembre, con l'inizio del ciclo scolastico, si controllano gli impianti così che quando arrivano le stagioni del freddo ci si possa immediatamente attivare pigiando un tasto e trovando la caldaia funzionante. In alcune scuole invece vediamo che le caldaie non sono funzionanti, che non ci sono gli impianti, che non c'è direttamente la rete di riscaldamento e questo fa sorgere un altro tipo di pianificazione perché stavolta, caro Maglio, non mancano i soldi. Io sto conducendo una battaglia in queste settimane a partire da tutti gli uffici regionali e a partire dalla pubblica istruzione perché ritengo che sia un tema siciliano ed è un tema che riguarda l'intera Sicilia e sarebbe vigliacco occuparsi soltanto del proprio comune. Noi abbiamo diverse somme a disposizione delle amministrazioni locali e anche della regione siciliana per poter efficientare le nostre scuole per poter investire in energia, per costruire impianti, per fare riduzione anche della bolletta energetica, e però vediamo che questi investimenti non vengono utilizzati. Qual è la ricetta di cui sto? Allora, esatto, questo è per entrare nell'argomento, perché abbiamo invitato Fabrizio Ferrandelli a parlare di questo argomento, che è naturalmente un argomento del quale potrebbe parlare qualunque esponente delle opposizioni, ma Ferrandelli ha fatto un suo lavoro, che è venuto qui anche a raccontarci, se, Sì, perché gliel'abbiamo chiesto, che praticamente sono le tre azioni attraverso le quali si potrebbe uscire da quella che noi abbiamo definito l'emergenza, ma che lui giustamente dice non è più un'emergenza, è una situazione che conosciamo. Beh, oggi il freddo c'è e l'emergenza si è creata probabilmente per la mancata manutenzione o per i mancati adeguamenti, i lavori che si sarebbero potuti fare addirittura anche in estate, non solo a assolutamente. settembre, perché i lavori nelle scuole andrebbero fatti in estate, è una cosa semplice, è un ragionamento da buon padre di famiglia quello di dire insomma quando la scuola non funziona faccio le manutenzioni, non è una Assolutamente. cosa che ha bisogno di un chissà quale struttura o pensiero. Detto questo, un piano in tre mosse per uscire dall'emergenza, secondo quello che è la visione di Fabrizio Ferrandelli. Qual Ma è? energia, economia ed ecologia, le tre le ho volute semplificare così per lasciare uno slogan, perché voglio utilizzare il fatto di cronaca, voglio utilizzare un tema che riguarda la vita di ognuno di noi, di chi ha figli, di chi ha parenti, e diciamo nessuno è esente, anche io mando le mie figlie in scuole non adeguatamente manutenute e non adeguatamente riscaldate. Pensare che, ad esempio, l'istituto comprensivo nelle quali le mie figlie vadano è uno di quegli istituti comprensivi che ancora oggi, come facevo io 30 anni e passa fa, fa i doppi turni, perché ci sono dei lavori di manutenzione da dover fare. Allora voglio però portare il dato di cronaca, non per fare la polemica e per fare sempre la lamentela, ma per provare a dire alle amministrazioni, come
comunali e agli enti regionali che cosa si può fare per uscire da questo stato di cose. E quindi tu dai, e allora, ai cittadini, un piano in tre E. Noi abbiamo le tre E, sono le misure del PNRR. Io vedo che tutti quanti parliamo di questi soldi del PNRR, soldi che arrivano dall'Europa, e però nessuno poi parla di come utilizzarli. Io credo che le scuole, i beni comuni del nostro patrimonio immobiliare, io vado oltre le scuole, penso a tutti gli uffici comunali, penso alla piscina comunale, penso a tutto ciò che è di proprietà del comune, deve assolutamente poter presentare progetti e piani di investimenti per quello che si chiama efficientamento energetico. Lo fanno i cittadini utilizzando ad esempio il bonus 110 per la ristrutturazione dei propri immobili, per la ristrutturazione dei palazzi, deve farla l'amministrazione comunale a partire dal proprio patrimonio. Come? Ho voluto portare ad esempio alcune somme, perché poi dici: Fabrizio, tu parli, però dove prendiamo i soldi? Questi soldi ci sono? Sì, ho voluto portare alcune somme di finanziamento, soltanto del PNRR c'è la missione 2 che si chiama Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, che sono circa 15 miliardi che vengono messi a disposizione degli enti locali per l'efficienza energetica degli edifici, ed altri 24 miliardi che vengono messi a disposizione per quella che è la transizione energetica. La transizione energetica è anche il cambio di un impianto, il cambio delle imposte, il cambio delle luci a LED, magari non abbiamo i neon, il passaggio a LED, è in realtà un cambio, è una misura della transizione. Poi ci sono delle risorse a fondo perduto direttamente per le realizzazioni sulle energie rinnovabili, e fino al 2026 noi avremmo particolari bonus per i pannelli solari. Quasi tutte le scuole, soprattutto elementari, sono su corpi di uno o due piani, cioè significa che hanno tetti, non sono all'interno di edifici. Su tutte queste scuole noi dobbiamo assolutamente presentare, fare istanza per presentare progetti per poter mettere i pannelli solari. Ci sono i fondi del programma regionale FESR 2021-2027, sono fondi europei. Sono, diciamo, fondi europei che la regione siciliana deve utilizzare, perché altrimenti li restituisce, che servono anche questo per la transizione energetica. E c'è proprio un fondo che si chiama Scuola 2021-2027, del motivo per cui io, che sono in ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sto facendo mandare una circolare anche a tutti gli uffici scolastici per informare anche i dirigenti scolastici, che a loro volta devono fare pressione sugli amministratori locali, di come poter attivare i propri comuni per queste somme. Poi c'è un'altra iniziativa importante, l'iniziativa che si chiama Repower You, è una singola, Repower You, sono sostanzialmente dei fondi comunitari che vengono messi a disposizione anche qui delle regioni e degli enti locali per tutti coloro che vogliono investire in energie rinnovabili a partire dalla riqualificazione di vecchi impianti, quindi dalla rigenerazione di vecchi impianti, e qui entrano le scuole. Vi faccio un esempio: mi sono occupato alcuni giorni fa di una delle scuole, la scuola Radice, mi sono interfacciato con l'ufficio del comune di Palermo, siamo riusciti a capire che lì c'era una caldaia che andava completamente sostituita, abbiamo allocato 55.000 euro per sostituire la caldaia, e questo il comune lo fa con somme proprie, perché deve fare fronte ad un'emergenza. Quindi trova dei propri bilanci 55.000 euro per cambiare la caldaia, e quindi sostanzialmente si sta cercando di dare una risposta a questa scuola. Ma perché non prenderli direttamente dai fondi comunitari? Perché prenderli dai soldi dei comuni delle nostre città siciliane, che sono già bilanci molto stretti, bilanci frutto di tasse che possono essere utilizzati per servizi e per altri, quando abbiamo assolutamente le risorse comunitarie? E ve ne ho dette altre. Vi posso parlare di un'altra formula di finanziamento, che è il Piano Nazionale Energetico PNIEC, la sigla che prevede per l'Italia fino al 2030 investimenti per arrivare a 114 gigawatt di capacità produttiva di fonti rinnovabili. Stiamo parlando di un taglio delle emissioni dei gas serra del 51% rispetto al 1990. Ecco, ma io ti chiedo a questo punto,
come mai i nostri comuni non impiegano questi soldi? C'è sempre il famoso problema, famoso, famigerato direi, problema della incapacità di presentare i progetti adeguatamente Sì, nei tempi giusti ed allora è questo. sicuramente sì, sicuramente c'è un'incapacità che è dettata anche da una impreparazione tecnica, perché i nostri comuni, diciamocelo anche con chiaro, hanno avuto per anni il patto di stabilità, hanno avuto per anni il blocco delle assunzioni, abbiamo visto pensionare negli anni centinaia di persone senza procedere anche a nuove assunzioni e quindi all'interno di tutti i comuni, soprattutto dei comuni più piccoli. Io parlo del comune capoluogo, Palermo, in cui dico che sono andati in pensione negli ultimi 10 anni più di 1.000 persone, ma immaginate invece in un piccolo comune quando vanno in proporzione in pensione 5-7 unità, quel comune rimane senza unità. Quindi un piccolo comune, penso a un comune della provincia di Palermo, non sempre ha le competenze tecniche, amministrative e il personale in grado di poter redigere progetti per attivare i Ok, quindi soldi. questo è un problema E allora serio. cosa chiedo io? Cosa chiedo io alla regione o alle città metropolitane? Palermo è una città metropolitana con un ufficio metropolitano che può sicuramente fare da cabina di regia per tutti i comuni dell'area dell'ex provincia di Palermo, stesso vale per Catania, stesso vale per Messina, o per la regione. Se penso alla regione, penso ad esempio all'ufficio scolastico regionale. Allora noi dobbiamo semplificare in questo caso le procedure affinché diventino delle sorti di questionari tipi da poter compilare, semplificare la procedura di accesso e far sì che poi la cabina di regia, la centrale regionale o metropolitana possa, per conto del piccolo ente del comune che non ha le competenze, non è nelle condizioni, poter attivare i processi. Questo ti consente di poter fare Però spesa. questo serve anche il fatto, serve che la competenza ci sia centralmente, a livello regionale o a livello di Allora, città metropolitana. su questo io sono molto invece più fiducioso, perché all'interno sicuramente della macchina regionale abbiamo tante competenze, ma anche di alcuni comuni. E dall'altra parte il governo nazionale, proprio per far fronte al PNRR, ha proceduto nel corso di questi anni, ad assumere una serie di figure tecniche specifiche tali da poter supportare gli uffici precostituiti nella strumentazione. A dire il vero, anche il comune di Palermo ha da poche settimane alcune risorse giovani, fresche, è anche piacevole vedere, è anche bello vedere giovani professionisti girare in amministrazioni che ormai sono datate, che stanno portando la propria competenza all'interno delle macchine amministrative per presentare Ecco, progetti. stop burocrazia, centri di competenza e committenza unici, è questo, di questo stiamo Sto parlando parlando di nel. questo, come si fa? Bisogna semplificare le procedure, cioè noi dobbiamo rendere facile raccogliere le informazioni per i comuni per poter accedere ai fondi. Per dire, vuoi efficientare energeticamente un istituto scolastico? Puoi accedere a questa somma, questa è la modulistica per questa somma, il progetto viene poi elaborato o dall'ufficio dell'area metropolitana o dall'ufficio regionale. Noi abbiamo l'ufficio regionale scolastico che sicuramente può essere dotato di una struttura adeguata. Questo ci consente di fare in fretta perché devo dire la verità, e lo dico a chi ci sente da casa, i dirigenti scolastici, i presidi, hanno segnalato per tempo a tutti i comuni di appartenenza quelli che sono i fabbisogni. Quindi in realtà, lo dico per esempio per il comune di Palermo che conosco molto bene, noi questo dicembre, in un giro di pochissimi giorni abbiamo chiesto, durante la votazione del bilancio, abbiamo chiesto a tutti i dirigenti scolastici di avere un elenco di manutenzioni e di fabbisogni necessari per le proprie scuole, perché avevamo delle somme che si liberavano dall'economia da poter destinare e volevamo destinare dei milioni di euro per le manutenzioni che non si facevano più da 10 anni in città. Stiamo parlando della guaina, dei tetti, delle palestre, di servizi importanti. Devo dire che i presidi hanno mandato immediatamente all'ufficio scolastico del comune di Palermo le richieste al centesimo degli interventi che erano stati redatti col proprio personale amministrativo e con collaboratori di cui si erano avvalsi. Noi abbiamo messo e abbiamo assemblato le richieste di tutte le 200 scuole palermitane e abbiamo destinato 3 milioni e mezzo di euro delle economie per manutenzione. Alcune sono partite perché abbiamo preferito dare immediatamente le somme
ai dirigenti, così che loro, anche andando sotto soglia, andando immediatamente a realizzare i Scavalcare lavori, parte della burocrazia. scaravalcavamo parte della burocrazia, perché se ne occupano le scuole, non se ne è occupato il comune, dovendo fare un avviso, un bando di gara, aspettare mesi per poter andare avanti, e quindi già si vedono le piccole manutenzioni. Allora, se noi abbiamo questa grande competenza dei presidi, che hanno lo spaccato di ciò che serve, e abbiamo la disponibilità di queste somme, possiamo sicuramente agire. Parlo ad esempio della procedura semplificata degli impianti di revamping. È molto facile, cioè serve una procedura di abilitazione. Tu hai requisiti e titoli, accedi, poi ci sono i tecnici, che come si dice da noi, se la fottono i tecnici, e non ti costringono, diciamo, a stare appresso a questionari che poi magari sono inadatti, inesatti, incompleti, e che possono pregiudicare l'investimento. Io credo che sviluppare un piano programmatico relativo all'installazione degli impianti fotovoltaici in tutti gli edifici pubblici regionali sia un dovere, e a partire da quelli scolastici, perché ne abbiamo le somme, sono anche questo nel PERS, nel piano della regione, e piuttosto che farlo restare un libro dei sogni, diventa un libro della realtà, e sostanzialmente produce un risparmio in termini economici per l'ente, perché se tu efficienti e produci energia solare, non paghi bollette, e quindi hai fatto risparmiare somme al comune nel pagamento delle bollette. Hai dato un servizio, hai efficientato, hai ridotto le emissioni, nel frattempo hai creato lavoro, perché chiaramente con somme comunitarie e spese hai messo in campo tecnici, manutentori, elettricisti, idraulici, che si attivano per Ma se è così l'installazione. semplice, perché non si fa? Perché non c'è stata negli anni, io continuo a denunciarlo, non c'è stata negli anni la sensibilità politica e la governance politica di chi si è messo il culo sulla sedia e ha preteso che ogni singola linea venisse presentato un progetto corrispondente. Guardate, da poco è notizia, ad esempio, che noi abbiamo bisogno di personale al comune di Palermo, e ad esempio non abbiamo tempi per poter procedere a concorsi. Stiamo chiedendo ad alcuni enti che hanno fatto concorsi pubblici, perché ci vuole grande trasparenza, di poter attingere alle loro gradatorie per poter prendere persone. Per esempio, l'ASP di Palermo ha fatto un concorso, il comune lo ha fatto richiedendo delle competenze tecniche per la presentazione di progettazione, parliamo di questo. Se il comune di Palermo dovesse iniziare una procedura concorsuale per selezionare, Due ci anni. starebbe 2 anni. Due Poter anni. attingere ad una gradatoria che è lì, magari l'ASP di Palermo ha già selezionato il personale, ma la gradatoria Può è scorrere, libera, ci può sono idonei scorrere. non Noi assunti. abbiamo bisogno di 16 persone, le prendiamo da lì, e abbiamo semplificato, velocizzato e dato una risposta. Bisogna avere la volontà politica di farlo. Io devo dire, questa battaglia continuo a farla e sto trovando porte aperte anche all'interno dell'amministrazione. Devo dire, le difficoltà ci sono. Voi sapete che anche in relazione all'amministrazione di Palermo, diciamo, siamo stati eletti in contrapposizione. Io ero candidato in contrapposizione all'amministrazione, però sul fare non possiamo trovare ancora scontri, divergenze, cose che non vanno. Bisogna sbracciarsi e provare a fare andare le cose. Su questo io sto compulsando l'amministrazione, perché vale anche per la piscina comunale. Cioè, si parla continuamente di piscina comunale, di caldaie, di guasti, Piscina comunale è ma un grande è mai, mistero, come c'è un cioè, ritorno continuo è un del. ritorno, è mai possibile? Non riusciamo a installare i pannelli fotovoltaici efficientemente energeticamente la comuna? Il polo tecnico del comune di Palermo, cos'è? Quel palazzo gigante che si trova in via Ausonia, è un palazzo di proprietà comunale, è una macchina che succhia energia. È mai possibile che quel luogo che è del comune di Palermo non veda sui propri tetti, utilizzando le somme di cui ho parlato, pannelli solari e pannelli fotovoltaici, e non veda questi utilizzi? Mi riferisco alle scuole, sono spa. Poi voi sapete che io sulle scuole ho un'altra fissazione, cioè io ritengo che le scuole debbano essere dei luoghi sicuri di sperimentazione, perché poi noi insegniamo ai nostri figli l'ecologia, quanto sia importante avere un ambiente protetto, e poi noi glielo facciamo vedere all'interno delle scuole. Quindi questa sarebbe anche una buona prassi, di far vedere nei luoghi della formazione come dovrebbe essere un mondo più green e un mondo più giusto. Dall'altro lato, io ho sempre la fissazione che dalle 14 del pomeriggio le nostre scuole le dobbiamo tenere aperte al territorio. Io ne ho riparlato ancora una volta col sindaco, gliel'ho detto, e su questo sono convinto che noi riusciremo nel giro di pochi
mesi a mettere a sistema un po' di protocolli perché le scuole devono diventare centri civici di quartiere, devono restare aperti alle attività di laboratorio, alle attività sportive, alle attività scolastiche. Io non posso accettare, ci sono scuole bellissime con teatri, con anfiteatri, con palestre, con impianti che stanno chiusi il pomeriggio e non sono libere alla fruizione di chi quel territorio Serve il lo personale vive. per E noi fondamentalmente, e quindi c'è anche lì finalmente un costo per da il sistemare. personale abbiamo sempre il famoso PUC, i piani di utilità comunale, utilizziamo i famosi percettori di reddito di cittadinanza per restituire le 18 ore di volontariato che devono restituire alla collettività e li mettiamo lì a svolgere servizi. Con le associazioni, le cooperative, le parrocchie, rendiamo anche quelle sportive, rendiamo invece servizi ai cittadini all'interno dei luoghi. Vi assicuro che io su questo ci starò appresso e porterò i dati a partire dal prossimo anno di quanti impianti abbiamo rinnovato all'interno delle nostre scuole. Bene, allora facendo una sintesi di tutto quello che abbiamo detto per schemi, cosa possiamo fare e in che tempi e quando? Il tempo è ora perché i finanziamenti sono in corso. Quello che io sto facendo è compulsare tutti gli enti locali comunali utilizzando l'ANCI e tutti i dirigenti scolastici di tutte le scuole per far sì che insieme alle amministrazioni dei comuni si accedano a queste somme di cui ho parlato, presentando progetti personalizzati per singolo istituto per far sì che gli impianti vengano efficientati e rinnovati. Questa è una cosa immediata. I fondi sono lì, bisogna semplicemente attivare le procedure. Nel frattempo stiamo chiedendo ai comuni più grandi e alle regioni, a volte ci sono anche consorzi di comuni che possono aiutare gli altri comuni a presentare progetti, a bancare per conto di altri, A bancare, quindi mettere a insieme in mettere buona insieme le sostanza, risorse, mi permetto perché. a mettere insieme le risorse, le competenze per poter aiutare chi ha meno competenze a presentare istanze. Bisogna sapere compilare un modulo, sono copia e incolla. Poi le istanze da presentare. Bisogna cambiare il nome dell'istituto scolastico molto spesso, la quadratura, i metri quadri, perché poi anche i progetti esecutivi vengono affidati alle imprese. E così si può ottenere in qualche mese la soluzione di questi problemi. Il tempo è praticamente finito, volevamo parlare anche un attimino di politica, mi sa che oggi non ci riusciamo, forse lo faremo in un altro O forse questa è momento. la politica migliore che Questa è dovremmo fare. la politica del fare, non è la politica degli accordi che comunque stanno alla spalla di E che tutto sono pur questo. necessari a poter andare avanti. Grazie, Bene, allora grazie Fabrizio Ferrandelli per essere stato con noi grazie per questi 24 minuti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, sperando di avervi dato qualche notizia su come si potrebbe uscire da quella che continuiamo a chiamare un'emergenza, perché sì, mancata la programmazione, ma di fatto in questo momento i nostri ragazzi sono a scuola senza riscaldamento, quindi grazie per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento al prossimo Talk Sicilia, arrivederci.